Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati all'episodio numero 47 di Minecraft. Sì, ci avviciniamo all'episodio 50, signori, episodio storico, era da tanto tempo che non riuscivo a portare avanti una serie fino ad arrivare al livello 50. Ciao gattino, sei proprio una rottura di scatole, lo sai? Scappa, 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 dove cazzo lo scappi? Dove cazzo lo scappi? Ti seguo, dove cazzo lo scappi? Scappa, scappa, dove cazzo lo scappi? Non hai dove scappare. Sei in trappola, gatto, sappilo, sappilo che sei in trappola. E ora dove cazzo la vai? Eh? E ora dove cazzo la vai? Sei in trappola, sei in trappola, sei in trappola, gatto, sei mio. Sei. Va bene, basta, signori, partiamo col video. Prima di partire col video, signori, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Vi ricordo di iscrivervi al canale perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro l'anno, ma non ci riusciremo né ora né mai. Signori, cosa facciamo nel video di oggi? Nel video di oggi andremo a abbellire un attimino sia la zona di qua delle rotaie, sia tutta la zona sotto la nostra base, perché dobbiamo illuminare un pochetto. Per chi se lo stesse chiedendo, questa qui è la zona di morte dei golem, ovvero ogni golem che mi droppa un fiorellino, io lo pianto qui in suo ricordo. Cosa macabra? Sì, molto, molto, però tanto là ne è spawnato un altro. Però, tanto per far qualcosa di diverso. Signori, prima di partire col tutto, noi dobbiamo fare una piccolissima farm di queste cose qui, come si chiamano? Di bacche luminose. Come la facciamo la farm di bacche luminose? In maniera molto semplice, veloce, rapida e indolore. La faremo molto piccolina da questa parte, così non andiamo a deturpare la zona di qua. Mettiamo sì altri tre blocchi così e chiudiamo così. Ma sì, ma chiudiamo così, giusto, così quantomeno. Dai, così, ok, ci portiamo a pari, perfetto. Facciamo 1, 2, ma ne basta, facciamo solamente questo blocco centrale. Facciamo alto 2, mi basta alto 2, sì, ma non mi piace. Lo facciamo alto 3 con questa cosa qui. Qui ci piazziamo la bacca, perfetto, signori. Dopodiché prendiamo il bone meal e facciamo una cosa di questo genere. Ok, abbiamo una mini farm di bacche luminose, come se non ci fosse un domani, signori, come se non ci fosse un domani. Dici, ma che ti servono tutte queste bacche luminose? Perché le andremo a mettere tutte sotto il nostro bellissimo mondo. Il nostro mondo volante, signori, il nostro mondo volante. Voglio bacche come se non ci fosse un domani, voglio bacche come se non ci fosse un domani. Regoliamo tutte, ma ne abbiamo 43. Ma secondo me mi bastano? No, assolutamente no. Tanto i bombini ce l'abbiamo, raggiungiamo uno stacchettino, 56, 59, forse riesco proprio a farmi 64, 62, 63 e 64. Perfetto, sì, abbiamo uno stacchettino di bacche luminose e non abbiamo paura di usarle. Altra cosa che dobbiamo andare a fare è recuperare un po'. Qua le vines sono leggermente esagerate. Abbiamo perso leggermente il controllo di queste vines, signori. Non devi metterci la torcia, mannaggia a te. Dobbiamo recuperare un po' di queste vines che le andremo a mettere tutte attorno alla nostra ferrovia. Così, quantomeno, andiamo a dare del colore anche da quella parte di là. È un gatto quello là sopra, ma siamo circondati da gatti, signori. C'è un gatto nel magazzino, un magazzino che abbiamo lasciato in sospeso in maniera proprio brutta e veramente indegna, indegna. Dovremmo un attimino completare anche il magazzino, signori. In giorni questi ci dedichiamo anche a completare il magazzino perché l'abbiamo lasciato veramente, l'abbiamo completato e poi l'abbiamo abbandonato così. Non ci abbiamo messo completamente niente al suo interno. Quante ne abbiamo recuperate? 33. Mi bastano? Non penso. Vabbè che poi crescono, quindi diciamo che poi va bene così, però anche qui io direi uno stacchettino minimo. Magari no, uno stacchettino mi rompo le scatole a recuperare tutte queste vines. No, questo ho sbagliato, mannaggia. Sì, perché le vines vanno raccolte da sotto, perché se tu tagli troppo sopra, ne prendi sempre solo una e perdi tutte le altre, almeno io mi è sempre capitato così. Quando abbiamo preso 48, va bene, 48 ci basta. Abbiamo anche delle staccionate che vorrei mettere a giro nella nostra ferrovia, ma un passo alla volta, signori. Partiamo proprio dalla ferrovia. Partiamo proprio dalla ferrovia, signori. Andiamo a mettere le vines come se non ci fossero domani, tutte qui a bordo.
vogliamo proprio fare uno sì o uno no? Mi sembra un po' esagerato, uno sì o uno no, però dobbiamo metterci, signori. Qua forse andremo a costruire, quindi non le metterei, non ce ne metterei più tantissime. Qua ce la mettiamo così, così va ad angolo. Qui ci sta, là ci sta. Sembra che non me lo fa mettere, mannaggia a te, a chi non te lo dice pure, mannaggia, hashtag mannaggia, mi raccomando. Mettiamole tutte così, uno sì o uno no, ma sì, tanto ce l'abbiamo. Da quel lato, dall'altro lato potremmo, da questa parte potremmo anche metterle. Così creiamo questa sorta di cascata da questa parte di qua, che mi piace tanto. Qua facciamo il doppio, ok. Scendiamo, me ne metti una lì, me ne metti una d'angolo che mi gusta, me ne metti un'altra lì, siamo a quota 30, ok. Affacciati un pochino di qua, me ne metti una qui e una qui, dobbiamo farne pure qualcuno dall'altro lato. Dobbiamo ora vediamo se fare effettivamente qualche modifica anche a questa zona di qua, signori, in modo tale che leviamo queste lanterne. Questa me la metti di qua, questa me la metti di qua. Ora, queste appena crescono tutte faranno una sorta di velo tutto a giro. E la cosa ci piace, solo che stiamo a finire Vines. Stiamo a finire Vines, io però direi che così va bene. Metti una qua, ne metti una qui. No, lì l'abbiamo già messa. Mettine una qui, ne abbiamo ancora 13. Mettiamone qualche altro. Mettere le vines è la parte più facile di questo video, signora. La parte più rottura di scatole sarà mettere le bacche luminose, perché dovremo fare tutti i pilaroni di terra. È vero che c'ho i, come si chiamano, gli scaffold là. Vero, potremmo fare gli scaffolding là. Come cazzo la si chiamano? Quei cosi con i bambù che ne abbiamo in maniera esorbitante anche quelli, quindi potremmo fare quelli che magari viene più facile. Abbiamo le ultime 5, signori, non abbiamo paura di usarle. Aspettate che devo utilizzare, mi sta venendo un crampo alla mano per marcare tutti i pulsanti contemporaneamente, però ci riusciamo. Intanto direi di partire così. L'ultima la mettiamo qui e va bene, signori. Intanto le facciamo crescere e diamo del colore a questa situazione. Qui non le ho messe perché secondo me qui qualcos'altro ce la possiamo costruire, ma non so di preciso cosa. Come si fanno i cosi con i bambù? Non ne ho la più pallida idea. Intanto recuperiamone una botta, non devi mettere torce a caso. Recuperiamo un po' di bambù, recuperiamo un po' di bambù e vediamo un attimino come si fanno, che non lo so, signori, sono ignorante e neanche so come cazzola si chiamano. Che se sapevo come si chiamavano, potevamo cercarli più velocemente, ma non so come si chiamano. Dimmi che li posso fare. Oh, eccoli qua. Impalcatore. Mi serve le stringhe di ragno che dovrei avere. Le stringhe di ragno ce le abbiamo aiose, signori. Impalcatore, impalcatore. Ok, quante ne facciamo? 6? Ma va, ma facciamo una volta che possiamo pretendere, pretendiamo, signori. Io non le ho mai utilizzate, quindi capiamo un attimino come cazzo la funzionano. Del tipo, no? Io voglio andare in questa zona di qua. Ho iniziare a mettere un pochino di queste cose luminose. Quindi metti che io metto il primo. No, 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 no. Come cazzo la... No, non devi mettermeli. No, no, partiamo già male con sti cazzaroli così. No, perché me li continui a mettere di lato? Non me li devi mettere di lato. Ah, devo cliccare sotto, tipo, ho capito. Ah, perché non parlavi prima? Ok, e per salire? Ok. E se lascio questo? Ok, rimango al piano. Ok. Ok, sembra gestibile. Sembra gestibile. Ora divertiamoci a mettere tutte queste bellissime. Ne abbiamo un macello, signori. Dobbiamo consumarle tutte. Voglio che tutto il tetto qui sia illuminato come se non ci fosse un domani. Il tetto, che poi è il soffitto. Cosa cazzo ha detto? Il tetto, che poi è il soffitto. Non è italiano. A parte il fatto. Di qua, quanto possiamo andare? Verso di qua, perfetto. Anche qui. Metti queste come se non ci fossero domani. Metti queste come se non ci fossero domani. Metti anche di là. Queste poi cresceranno, faranno tanta bellissima luce, signori.
Il nostro obiettivo è proprio quello, cercare di avere più luce possibile per... Ok, ci siamo riusciti. Dovremmo anche andare un po' più di là, però ci fermiamo. Se io ora ti piazzo questo di qua, tu... Bah, che cosa bellissima! Ma perché non li abbiamo mai utilizzati questi cosi? Metti come se non ci fosse un domani, sì, uno vicino all'altro, metti. Qua ne manca qualcuno? No. Ok. Dove cazzo la sono io? Di qua, perfetto. Andiamo, allarghiamoci di qua. Perfetto. E metti questi. Mi sa che lo stack non ci basta minimamente. Dai così. Questi in teoria dovrebbero far luce, in teoria. In pratica non lo sappiamo. Cazzarola, qua abbiamo finito l'estensione del nostro... Dai, piazzalo lì, va bene, ok, ci piace. Ah, perché non siamo sull'altezza giusta, ok. Di là ci posso andare? Vediamo se me ne fa mettere. No, uno solo, ok, va bene, mi basta. Tempo che ne metto uno là, uno là, uno lì, ok, va bene. E qui penso che, signori, l'abbiamo messo un bel po'. Ora scendiamo. Qua abbiamo perso un'impalcatura che la recuperiamo. Ora, se non ricordo male, se io faccio così, si distruggono tutti, bellissimo. Ok, dobbiamo semplicemente recuperarli. Che sembrerebbe una cosa abbastanza facile, infatti sì. Dai, oh, tu devi rompere pure. Ne avevamo 36, se non ricordo male. 6x6, 36. Riusciamo a recuperarli tutti? Non penso. Infatti ne abbiamo persi 3. Va bene, saranno finiti sopra qualche albero praticamente da quel lato. Ok, direi che possiamo un attimino passare da questa parte di qua e mettere dei blocchi di terra. Dei blocchi di terra perché effettivamente stiamo sprofondando già noi. Ok, mettiamo un blocco di terra lì. Ok, e qua ci iniziamo a piazzare i nostri scaffolding, che però al solito mi sbaglio a piazzare, ok. Ci siamo riusciti? Sì, ok. Riusciamo? Ok, stiamo riuscendo a salire. Sali, 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 sali. A che altezza siamo arrivati? Altezza abbastanza buona. Altezza abbastanza buona. Potremmo mettere anche delle lanterne, signori, però non mi va. Non mi va decisamente. Voglio questi che scendono bellissimi in maniera tale che si illumina in questa maniera. Ora, se io faccio così, tu fino a dove arrivi? Fino a là, perfetto. Ne recuperiamone qualcuno da mettere qui. Ovviamente non riusciremo, signori, a riempire tutto quanto, quantomeno nel video di oggi, perché sennò facciamo un video che dura 8000 ore e direi che non è per niente il caso. Questo non doveva andare così, però va bene, ora me l'abbiamo fatto. Riesco ad allargarmi? No, solamente di uno. Va bene, mi basta. Il tempo che ne metto uno qui e uno lì. Ok, torniamo indietro. Allargati di qua. Perfetto. Ne abbiamo ancora 20. Ne abbiamo ancora 20 e non abbiamo paura di usarli, signori. Certo, questa idea funziona, sia della farm di questi cosini, tanto carini e coccolosi, sia di... Me lo fai mettere? Ok. Sia di... Ora poi io magari starò un pochino off camera, non casca. Bravissimo, bravissimo. Bravissimo, top signori, top. Guardate come si allunga, guardate come si allunga, grande, ci riesce, arriva anche lì là. Bravissimo. Direi che già siamo. Oh, dove cazzo sono io? Qualcosa mi dice che ok. Ah, quindi se premo shift praticamente lui scende. Ho capito. Mai premere shift quando si è sopra sti cosi. Ok. Abbiamo gli ultimi 7, signori. Gli ultimi 7, facciamo 1, 2, 3, 4, questo però non ne ho. Metterò lì. Gli ultimi due, li mettiamo uno lì e uno ci arrivi lì. Perfetto.
Perfetto, va bene, direi che se tutto va bene dovremmo riuscire ad... Intanto dovremmo riuscire a scendere. Va bene, siamo scesi buttandoci malamente. Ok, recuperiamoli tutti. Vediamo quanti ne abbiamo persi stavolta, signori. Siamo partiti da 36, siamo passati a 34. In questo momento ne abbiamo 25, ne abbiamo persi una marea. Che cazzo sono finiti? Saranno sopra gli alberi. Sì, decisamente saranno sopra gli alberi. Ok. Ne abbiamo 28. Aspetta che là ce n'è qualcun altro. Sì, si perdono con una facilità incredibile. 28, 29. Vabbè, li continuiamo a perdere come se non ci fosse un domani. Mangiamoci la carotina, che ci sta. Andiamo un attimino da questa parte di qua del nostro mondo e vediamo qual è il risultato. Ok, sembra che c'è un'epidemia. Fa abbastanza impressione come cosa. Ce ne mancano un poco di qua e ancora allargarci da quella parte di là. E va bene, signori. Va bene, mi piace, mi piace. Giustamente devono crescere, devono fare luce, perché sennò non fungono. Signore, diciamo che poi off camera me lo finisco di sistemare, metto qualcosina qui e metto qualcosina qua. E per quanto riguarda la ferrovia, diciamo la facciamo domani, signori, sennò troppe cose nello stesso video. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti, per il supporto. Qui non c'è una torcia, non va bene. Va bene, noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!